verdura e frutta stagionale. E poi oggi noi spiegheremo come dovrebbe essere fatto il cibo del futuro. Il cibo del futuro dovrebbe essere gustoso, gustoso, nutriente, pieno di vitamine e ecosostenibile con l'ambiente che lo circonda. La primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, il nostro percorso sull'alimentazione nella storia. Quindi i bambini della A si mettono lì. Cavoli, il nastro è un po' di lato, ma poco poco. E per conservare i cibi prendevano quello che gli serviva, lo mettevano dentro una fonte, lo ricoprivano di sale, con tanto sale, e lo ricoprivano per l'inverno. Dovrebbe essere uguale per tutta l'umanità. E nelle sue opere d'arte utilizziamo tanti frutta e fiori, ma siamo andati oltre perché abbiamo inserito asparagi selvatici ed erba quaresima, che sono piante tipiche del nostro territorio.